L'amministrazione comunale di Favignana ha chiesto il potenziamento del personale e dei servizi sanitari nelle isole Egadi. L'istanza è stata formalizzata durante un incontro tra il sindaco Francesco Forgione e il nuovo commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Ferdinando Croce. Il primo cittadino ha evidenziato anche la necessità di attivare per tempo, in vista della stagione turistica, la camera iperbarica e tutti i servizi sanitari collegati al suo funzionamento. Il commissario dell'ASP di Trapani ha preannunciato la volontà di istituire un apposito gruppo di lavoro aziendale dedicato proprio alle isole Egadi. Stamattina ho incontrato il neo commissario dell'ASP di Trapani, Croce, per affrontare i problemi del diritto alla salute e della sanità nelle nostre isole Egadi, a partire dalla presenza degli infermieri anche in periodo invernale nei nostri presidi sanitari di Levanzo e Marettimo, del rafforzamento del servizio di pediatria e dei servizi già garantiti dal poliambulatorio di Favignana. Abbiamo chiesto anche in vista della stagione estiva alcuni servizi essenziali vengano garantiti per tempo, come l'apertura della camera iperbarica. Da parte del dottore Croce c'è stata la manifestazione di ampia disponibilità anche attraverso la creazione di uno specifico gruppo di lavoro sulle isole Egadi, e noi continueremo a seguire questo impegno coordinandoci con l'ASP affinché il diritto alla salute, all'assistenza e alla cura dei nostri cittadini sia sempre più tutelato e garantito.